È stata inaugurata giovedì 9 febbraio presso Piazza Don Giustino in Cerrelli di Altavilla Silentina, la sede dell'ANED, Associazione Nazionale Ex Deportati Campi Nazisti. Erano presenti, oltre alle istituzioni locali e diversi tesserati, anche Mariella Stanzione, ex deportata nel campo di concentramento di Ravensbrück. Presente anche la figlia Ambra Laurenzi, autrice del libro Ravensbrück, il lager delle donne. L'ANED fu costituita subito dopo la liberazione dell'ultimo campo di concentramento, quello di Mauthausen. Suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista, i familiari dei deportati e coloro che intendono studiare e divulgare ai giovani la storia del fascismo, della resistenza e delle deportazioni nei lager nazisti. Attualmente si contano 27 sedi in tutta Italia. Quella di Altavilla Silentina è la prima nel meridione. Responsabile della sede di Altavilla Silentina è il professore Germano Di Marco, tenace conservatore della memoria storica e propulsore di tante iniziative volte a far sì che la memoria di certi avvenimenti sia tramandata alle nuove generazioni. Che posso dire? Io, la mia storia comincia quando avevo 18 anni neanche, 17, giustamente, sì, 17. E ho sentito, no, neanche quando. Come posso spiegarvi? D'improvviso sono entrate nella mia casa le SS tedesche e mi hanno arrestato. A quel punto è tutto cambiato. Io sono, non dico maturata d'improvviso, ma poco ci manca perché è difficile passare dalla vita. Io studiavo, ero una studentessa, c'era mio tra-tra, scuola, compagni, divertimenti, anche se è il tempo di guerra, e d'improvviso questo sparisce tutto, ti trovi di fronte alla realtà e la prigione. E entrare nella prigione alla mia età è stata un po' dura, perché le prigioni di allora, ci tengo a precisare, erano molto diverse da quelle di oggi, ed è, diciamo, oggi è la fortuna che abbiano il bagno, che si possano lavare. Io non c'avevo niente, c'avevo solo nella mia cella c'era una branda e un lavandino, e basta.